39esima edizione del Fuoco del Morrone, il cammino del perdono. 16-23 agosto 2018, eremo di Sant'Onofrio, Badia Celestiniana, Sulmona, Basilica di Collemaggio L'Aquila. I sottoscrittori della presente pergamena, sindaci e parroci dei comuni lungo il cammino del perdono, sono onorati di ospitare nuovamente il passaggio del Fuoco del Morrone e rinnovano i voti di filiale devozione nei confronti di San Pietro Celestino V. Questo fuoco vuole ricordare, ripercorrendone il tracciato, la venuta all'Aquila nel 1294 dell'Eremita del Morrone, la sua successiva incoronazione a Papa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio e il dono del grande messaggio di pace e riconciliazione lasciatoci con la perdonanza, primo giubileo della storia della Chiesa. È appunto nel ricordo di questo momento più alto del suo magistero che con questo fuoco intendiamo associare tutte le località che furono legate alla sua vicenda terrena e più care al suo cuore. Dal Morrone, sacro per il suo eremo di Sant'Onofrio, la città di Sulmona e le propaggini del Gran Sasso con la città dell'Aquila. Gli stessi sottoscrittori auspicano altresì che questa fiaccola, che accende da 39 anni al suo passaggio le perdonanze locali, possa incrementare ancora l'unità e la fratellanza, non solo fra tutte le popolazioni attraversate, ma anche in tutti coloro che, rifiutando la violenza di fronte alle potenze del mondo, sperimentino il grande messaggio che animò San Pietro Celestino V e invitano pertanto le superiori autorità civili e religiose ad essere strumenti ed operatori di questa riconciliazione spirituale e materiale secondo questo suo illuminato insegnamento. La pergamena è stata firmata dai sindaci e dei parroci delle frazioni e dei comuni di Bagnaturo, Sulmona, Prato La Peligna, Raiano, Goriano Sicoli, Castel di Eri, Castelvecchio Subequo, Molina Terno, Acciano. Facciamo con il bimbo che si chiama? Massimo. Massimo, sei emozionato? Oh, mi raccomando, eh! Tienila forte, andiamo piano piano e procediamo con l'accensione del tripode. Dichiaro aperta la 724esima perdonanza celestiniana. Sindaco Biondi, inizia ufficialmente la perdonanza, la pioggia non ha rovinato il programma, l'ha solo un po' invertito, diciamo così. Inizia una settimana davvero importante, al di là degli spettacoli di grande qualità c'è un messaggio, c'è una perdonanza un po' di rinnovamento, cambiare ma senza stravolgere, pian piano. Sì, è un nuovo corso della perdonanza che recupera o ha la volontà di recuperare un po'
la sua originalità e la sua originarietà. È una perdonanza un po' più sobria, lo dimostra anche il fatto che qui sul prato di Colle Maggio non si sta tutti in piedi come un tempo, ma si sta seduti quasi fino a mezzo prato. C'è una riscoperta del tema dei quarti, quindi la storia della fondazione della città dell'Aquila e la sua organizzazione istituzionale, e c'è un programma anche di eventi più sobrio, però di sicura attrattiva, e c'è la riscoperta di quella che un tempo si chiamava l'Isola Sonante, che si chiamerà L'Aquila Suona, e in cui si metteranno in gioco un po' tutti gli artisti della città dell'Aquila. Insomma, siamo convinti che nonostante questo esordio con la pioggia, comunque sarà una bella edizione. La presenza di tanta gente, pur con le temperature non proprio estive, insomma, lo sta a dimostrare. Il fuoco del Morrone che arriva, il tema famiglia e riconciliazione ogni anno poi cambierà, legati ovviamente al messaggio di Celestino, sarà proprio una famiglia poi a portare nell'ultimo tratto il fuoco, quindi insomma anche questo è un bel messaggio decisamente in linea con questa riscoperta di questi valori di cui parlavamo. Beh, non so se la cambieremo di anno in anno, però certamente il tema della riconciliazione è molto presente nel messaggio di Celestino, così come abbiamo voluto mettere il tema della famiglia, perché la storia di Celestino non è conosciuta da tutti, e il ruolo che ha avuto Celestino, per esempio, di guaritore, di santo dei miracoli, per esempio in favore dei bambini, è un tema importante che potrebbe accrescere la devozione verso questa figura straordinaria e rivoluzionaria della Chiesa, non soltanto per la perdonanza che è al culmine della sua vita religiosa, ma anche per quello che ha fatto prima. Perfetto, poi mi diverciamo breve. Inizia una settimana importantissima, il tema della perdonanza, del perdono, la grande eredità lasciata da Celestino. Famiglia e riconciliazione sono stati temi che il Comune ha scelto, d'accordo anche con voi, per questa perdonanza. Temi importantissimi sui quali riflettere ogni giorno però. Sicuramente, perché la famiglia è il nucleo centrale nella comunità ecclesiale, ma anche in quella civile. È la prima scuola cristiana e al tempo stesso la prima palestra dove una persona impara a esercitare l'arte di amare. Quindi la famiglia va custodita e va sostenuta. Lei ha conosciuto questa città, è ancora un momento difficile, però come vede il futuro dell'Aquila? Il futuro dell'Aquila è legato alla capacità degli aquilani di essere un popolo che affronta la sfida di un avvenire non semplice, che porta con sé però grandi promesse. Solo una città unita riuscirà a imprimere nella sua storia una spinta vincente. Oggi lei che comunità vede? Vedo una comunità che si sta riassettando gradualmente, che ha il desiderio di non rimanere imbrigliata nella sindrome del terremoto e di ricostruirsi più forte di prima. Lassù, appena sopra l'orizzonte, c'è Mercurio, se lo riuscite a vedere. Un concerto straordinario, quello di apertura della perdonanza celestiniana, con grandi artisti sul palco e temi caratteristici della perdonanza, ore intense che hanno emozionato il pubblico aquilano, che nonostante la pioggia caduta prima e il fresco poi, hanno voluto essere presenti nel grande prato antistante la Basilica. E così i colori delle luci che battevano sul rosone di Colle Maggio, la forza canora degli artisti e delle orchestre e dei cori sul palco, diretti magistralmente dal maestro Leonardo De Amicis, colui che è riuscito a portare qualità e soprattutto spettacoli cuciti apposta per l'Aquila. Flavio Insinna ha portato dei monologhi sul palco, intervallati dalla musica, dai canti, anche dalla tradizione aquilana, con Gio Ritorno, artista abruzzese. Tutte le fontanelle se sono seccate, I'm
È una grandissima emozione e credo che la serata soprattutto dica una cosa, che la musica è come la vita, e viene bene solo se si fa tutti insieme. E in questo periodo così complicato di questo nostro mondo e di questo nostro paese abbiamo bisogno di perdonarci, di perdonare, di essere perdonati, di stare insieme e di volerci bene e di capirci. E c'è uno scrittore straordinario di fiabe che dice: quando il mondo fallisce parla la musica, e questa potrebbe essere una serata in cui far ripartire il mondo da una serata così, fatta di grande cuore, di grande musica, di grandi talenti, di grande passione e di persone che stanno insieme, che poi sarebbe anche molto più facile, più semplice, volesse bene e non odiarsi. Hai visto mai? Piccolo seme, sono piccole cose, dobbiamo fare piccole cose tutti quanti, tutti insieme, poi per fare le grandi cose. Lorena Bianchetti sul palco ha chiamato ad uno gli artisti, ognuno con la sua proposta musicale per la città. Un amico dell'Aquila è Red Canzian, che dopo il suo tour, che ha fatto il sold out con l'istituzione sinfonica, ha giurato amore eterno a questa città. Sul palco ha magistralmente interpretato uno dei grandissimi successi intramontabili dei Uomini Soli. Ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se...
Gli artisti in questi giorni stanno vivendo l'Aquila, tra questi c'è anche Ted Neely, il Gesù originale di Jesus Christ Superstar, anche lui ha omaggiato l'Aquila. Not the 12, not the priests, nor the scribes, not doom, Jerusalem itself. Di canzoni, di talenti aquilani con voci straordinarie, con la chiusura affidata ad un gigante della musica, il maestro Riccardo Cocciante, originario di Rocca di Mezzo, che ha voluto omaggiare il pubblico con un'Ave Maria da brividi davanti alla Basilica di Collemaggio, uno spettacolo immenso, apprezzato, emozionante, che mai più sarà solo per una notte all'Aquila tutto questo. Yeah.
a tutta l'orchestra, al coro, a Leonardo e a voi. Una preghiera che mi mette il cuore, grazie per questa interpretazione. Tra l'altro, grazie per essere qui, so quanto tu sia legato a questa terra. Certo, io sono legato a questa terra, mio padre è nato a Rocca di Mezzo, quindi dovevo venire, Leonardo mi ha chiesto di intervenire, di fare qualcosa per questa città e sono qui, ecco. E ci sarà un altro appuntamento significativo perché Riccardo racconterà Riccardo, Dolciante racconterà Dolciante. Sì, ci sarà un mio concerto non soltanto per, non soltanto per me, io ho invitato anche delle persone che fanno parte delle opere popolari che ho scritto, quindi ci sono alcuni personaggi di Notre Dame e alcuni personaggi di Giulietta e Romeo con me. Partecipiamo, facciamo delle cose insieme e voglio dire solo una piccola cosa. Penso che questa festa ci possa far riflettere un po' sul fatto di essere uniti. Uniti malgrado le cose diverse che abbiamo, le razze, oppure i nostri credi, cioè noi crediamo in un modo diverso, ma in fondo siamo tutti uguali. Quindi speriamo di riflettere, vorrei riflettere, ma vorrei che voi riflettiate anche a questo, è molto importante. L'importanza dell'unità nonostante le proprie specificità. E volevo lasciarvi a questo punto con una cosa che secondo me è la cosa più importante del mondo, una piccola parola sull'amore. Vivere per amare, amare così da morire, morire dalla voglia di vivere, amare, dare l'anima alla vita, morire dalla voglia di vivere, dalla voglia di vivere. Mamma mia, Riccardo Dolciante, ci salutiamo così con questa magia che hai creato, grazie. Grazie di cuore. Grazie a tutti voi. Appuntamento il 25 agosto quindi. Grazie. Riccardo